qui c'è una domanda. La Kabbalah ci aiuta a determinare le intenzioni e lo scopo di certe azioni? Rav, sì, naturalmente. Perché tu sei obbligato ad analizzare tutte le tue azioni e desideri, mettendo al lato di questo tu hai bisogno di comprendere come consegui, come queste azioni non sono le tue, non ti... è un trucco qui, perché ogni cosa che io faccio non è quello che io avrei fatto. Io non so cosa chiedere perdono per nessuno, da alimentare, incluso me stesso. Il creatore ha fatto tutto questo ed è per questo che gli dice: io ho creato l'inclinazione al male ed è per questo che ho creato la luce anche nello stesso tempo. E ti ho dato la luce così tu sarai capace di correggere te stesso. Allora come puoi immaginare? Una persona che va da questo giudizio, tutti i giudizi non sono l'argomento qui, ma se io parlo a me stesso, allora ho bisogno di comprendere attraverso la mia intera vita che non c'è nulla che io ho fatto in maniera indipendente, non bene né male, niente, solo attraverso le azioni che esistono all'interno di noi, esisteranno quando noi cominciamo a lavorare al di sopra di questo schermo, al di sopra di questo maxim. Quindi, domanda, come i cabalisti controllano e realizzano questa reazione interna? Egli cerca, dipende dal livello del cabalista, egli cerca. Prima di tutto un cabalista realmente, veramente comprendere che ogni cosa che avviene all'interno di lui avviene perché il creatore agisce dall'interno di lui. E forse da un lato egli non è d'accordo con questo, ma dall'altro lato egli comprende come l'influenza del creatore sopra di lui. E qualche volta questo potrebbe essere in un modo un'azione molto cattiva, non piacevole, che quindi può essere quindi spinta nel sporco e sentire sì orribile. Allora dobbiamo comprendere che tutto questo viene dal creatore e questa reazione quindi è tale che egli agisce e chiede una sola cosa, che il creatore si connesso con lui, con se stesso, attraverso tutti questi stati. Io non chiedo di cambiare questi stati verso i migliori o corretti o persino santi. Ciò che tu fai con me, continui a farlo e io solo chiedo di essere connesso con te. Questo è chiamato la giustificazione del creatore, giusto? Sì. Ma come io posso non chiedere? Se io mi sento male, allora il mio ego automaticamente cerca di chiedere. Rav, tu stai parlando del fatto che una persona ha bisogno di sviluppare all'interno di se stesso una restrizione e uno schermo. Una restrizione e uno schermo. Una restrizione sul desiderio egoistico e uno schermo. Dimmi per favore, potete sentire la luce non attraverso l'ego? La luce che non ti influenza attraverso l'ego, sta dicendo che la luce influenza il nostro desiderio e quindi ci permette di raffigurare il quadro di questo mondo. Rav, se io passo questa maxon, questa psicologica barriera, psicologica dal nostro mondo al mondo superiore, allora io sento questa luce che non influenza l'ego. Rav, tu senti la luce superiore all'interno delle qualità delle azioni, non le qualità della ricezione, ma la luce stessa? No, tu non senti la luce stessa, tu senti il desiderio di dare. Questa è quella luce che ha attirato per te, ti ha formato, e così ci sono altri desideri altruistici, non egoistici. Tu, Rav, sempre senti i desideri, non luce. Non otteniamo la luce, noi otteniamo solo il desiderio del risultato di questa luce. Allora la domanda, tu già avete detto che come i cabalisti analizzano ciò che avviene all'interno, che cosa avviene con lui quando giustifica il creatore, quando succede, che cosa succede con lui. I cabalisti hanno bisogno di giustificare ogni cosa che avviene all'interno di lui, attraverso tutti questi anni che ogni cosa è stato fatto dal creatore, non c'è nessuno tranne lui, ed è così che non c'è nessuno tranne lui.
E da questo momento in poi egli ha bisogno di attirare con tutte le sue azioni di essere connesso al Creatore. Che cosa significa essere aderito a Lui? Che non riguarda ciò che succede, o bene o male, tutto questo non è disconnesso dal Creatore. E questa disconnessione dal Creatore per una seconda è chiamata la più grande punizione in tutto il mondo. Domande.